Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Granisetron ICMA Italia S.p.A. Ultimo aggiornamento. 20 luglio 2021. Cos'è Granisetron ICMA? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Granisetron ICMA durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è Granisetron ICMA? Granisetron ICMA è un farmaco a base del principio attivo granisetron cloridrato, appartenente alla categoria degli antiemetici e nello specifico antagonisti della serotonina, 5-HT3. È commercializzato in Italia dall'azienda ICMA Italia S.p.A. Granisetron ICMA può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni Granisetron ICMA 1 mg/ml concentrato per soluzione iniettabile 5 fiale 3 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: ICMA Farmaceutica SA. Concessionario: ICMA Italia S.p.A. Ricetta: OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe H. Principio attivo: Granisetron cloridrato. Gruppo terapeutico: antiemetici. Forma farmaceutica: soluzione, uso interno, indicazioni. Granisetron ICMA è indicato negli adulti per la prevenzione ed il trattamento di episodi acuti di nausea e vomito indotti da chemioterapia o da radioterapia. Nausea e vomito postoperatori. Granisetron ICMA è indicato per la prevenzione di episodi ritardati di nausea e vomito indotti da chemioterapia e da radioterapia. Granisetron ICMA è indicato nei bambini di età uguale o superiore ai 2 anni per la prevenzione ed il trattamento degli episodi acuti di nausea e vomito indotti da chemioterapia. Posologia: posologia, nausea e vomito indotti da chemioterapia e radioterapia, CIMBA-RIV. Prevenzione: nausea acuta e ritardata, una dose di 1, 3 mg, 10, 40 mg/kg di Granisetron ICMA deve essere somministrata come iniezione endovenosa lenta o infusione endovenosa diluita somministrata 5 minuti prima dell'inizio della chemioterapia. La soluzione deve essere diluita secondo il rapporto di 5 ml per mg. Trattamento: nausea acuta, una dose di 1, 3 mg, 10, 40 mg/kg di Granisetron ICMA deve essere somministrata come iniezione endovenosa lenta o infusione endovenosa diluita somministrata in 5 minuti. La soluzione deve essere diluita secondo il rapporto di 5 ml per mg. Possono essere somministrate ulteriori dosi di mantenimento di Granisetron ICMA a distanza di almeno 10 minuti una dall'altra. La dose massima che può essere somministrata in 24 ore non deve superare i 9 mg. Combinazione con adrenocorticosteroidi. L'efficacia di Granisetron per via parenterale può essere aumentata dalla somministrazione aggiuntiva di una dose di adrenocorticosteroide per via endovenosa, ad esempio 8, 20 mg di desametasone somministrato prima dell'inizio della terapia citostatica o 250 mg di metilprednisolone somministrato prima dell'inizio e subito dopo la fine della chemioterapia. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di Granisetron ICMA nei bambini di 2 anni di età o più per la prevenzione e il trattamento, controllo, degli episodi acuti di nausea e vomito indotti da chemioterapia e per la prevenzione di episodi acuti di nausea e vomito ritardati indotti da chemioterapia sono state ben stabilite. La dose di 10, 40 mg/kg di peso corporeo, fini a 3 mg, deve essere somministrata come infusione endovenosa, diluita in 10, 30 ml di liquido di infusione e somministrata nell'arco di 5 minuti prima dell'inizio della chemioterapia. Se necessario, nell'arco di 24 ore, è possibile somministrare un'ulteriore dose. La dose aggiuntiva non deve essere somministrata prima di almeno 10 minuti dall'infusione iniziale. Nausea e vomito postoperatori, POMV. La dose di 1 mg, 10 mg/kg, di Granisetron ICMA deve essere somministrata per iniezione endovenosa lenta. La dose massima di Granisetron ICMA che può essere somministrata nelle 24 ore non deve superare 3 mg. Per la prevenzione della nausea e del vomito postoperatori, la somministrazione deve essere completata prima dell'induzione dell'anestesia. Popolazione pediatrica. I dati attualmente disponibili sono descritti al paragrafo 5.1, pertanto non può essere fatta alcuna raccomandazione sulla posologia.
non vi sono sufficienti evidenze cliniche per raccomandare la somministrazione della soluzione iniettabile nei bambini per la prevenzione e il trattamento della nausea e del vomito post-operatori, POMV. Popolazioni speciali, pazienti anziani e insufficienza renale, non sono richiesti precauzioni particolari per l'uso in pazienti anziani o nei pazienti con insufficienza renale o epatica. Insufficienza epatica: attualmente non ci sono evidenze di aumentata incidenza di eventi avversi in pazienti con disordini epatici. Sulla base delle caratteristiche farmacocinetiche, sebbene non sia necessario un aggiustamento del dosaggio, granisetron deve essere utilizzato con cautela in questa popolazione di pazienti, vedere paragrafo 5, 2. Modo di somministrazione: la somministrazione può avvenire come iniezione endovenosa lenta, in 30 secondi, o infusione endovenosa diluita in 20-50 ml di liquido di infusione e somministrata in 5 minuti. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati nel paragrafo 6, 1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: poiché granisetron ICMA potrebbe ridurre la motilità intestinale, i pazienti affetti da ostruzione intestinale subacuta devono essere monitorati attentamente in seguito alla somministrazione del farmaco. Come per gli altri antagonisti, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione: come per gli altri antagonisti 5-HT3, con granisetron sono stati segnalati casi di modificazioni del tracciato ECG, compreso il prolungamento dell'intervallo QT. In pazienti trattati contemporaneamente con medicinali che notoriamente, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere granisetron ICMA durante la gravidanza e l'allattamento: posso prendere granisetron ICMA durante la gravidanza e l'allattamento? Fertilità nei ratti: granisetron non ha mostrato effetti dannosi sulla capacità riproduttiva o la fertilità. Gravidanza: non sono disponibili dati sufficienti sull'uso di granisetron durante la gravidanza umana per valutarne, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari: è improbabile che granisetron ICMA influenzi la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Effetti indesiderati: sintesi del profilo di sicurezza. Le reazioni avverse più frequentemente segnalate con granisetron ICMA sono cefalea e stitichezza, che possono essere transitorie. Sono state riferite con granisetron ICMA alterazioni del, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio: non esiste alcun antidoto specifico. In caso di sovradosaggio, deve essere intrapreso un trattamento sintomatico. Un paziente ha ricevuto una dose di granisetron ICMA pari a 10 volte quella raccomandata. È stata riferita una leggera emicrania. Non sono stati osservati altri sintomi. Proprietà farmacodinamiche: categoria farmacoterapeutica. Antiemetico ed antinausea. Antagonisti della serotonina, 5-HT3. Codice ATC. A04A02. Meccanismi neurologici: nausea e vomito mediati dalla serotonina. La serotonina è il principale neurotrasmettitore responsabile del vomito dopo. Proprietà farmacocinetiche: la farmacocinetica della somministrazione orale è lineare fino a 2,5 volte la dose raccomandata negli adulti. Da un esteso programma di studi di ricerca della dose è emerso chiaramente che, dati preclinici di sicurezza, i dati preclinici non hanno evidenziato alcun particolare rischio per gli esseri umani in base a studi convenzionali di sicurezza farmacologica, tossicità a dosi ripetute, tossicità riproduttiva e genotossicità. Lì, elenco degli eccipienti: cloruro di sodio, acido citrico monoidrato e 330 acido cloridrico. Per la regolazione del pH e 507 idrossido di sodio. Per la regolazione del pH e 524 acqua per preparazioni iniettabili, farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di granisetron ICMA a base di granisetron cloridrato sono granisetron B. Brown, granisetron CABI. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.